Mister, buonasera. Antonino Caravella, Assi, Agenzia Stampa Italia. In questo finale di campionato sono importanti le motivazioni. Questa sera il Perugia di motivazioni ne aveva ben tante, a partire sicuramente dai 3 punti fondamentali per continuare questa sua rincorsa verso i play-off, visti anche i risultati di oggi e soprattutto anche in vista, diciamo, del derby di sabato. Diciamo, primi 7 minuti un buon Perugia, nel complesso un Perugia che ha gestito, diciamo, bene la partita, poi è andato un pochino in difficoltà nella parte finale perché ha subito un pochino anche l'arrembaggio da parte del Parma per cercare di portare a termine la gara, perlomeno il pareggio. Una vittoria importante, uso questa parola qui che può racchiudere tanti significati. Rendo merito alla squadra per come ha saputo interpretarla, per l'atteggiamento che ha messo dentro, per la voglia, per le idee, per aver anche saputo soffrire. È logico che dall'altra parte hai una squadra che in qualità tecnica ti è superiore nel palleggio. In certi momenti della partita, quando i ritmi poi possano diventare più bassi e tu non riesci a coprire a volte la palla, la loro superiorità in qualità, in Vázquez, in Bernabé, può venire fuori. Ma dall'altra parte c'è stato un Perugia che è stato dentro la partita. Se l'è complicata, ma non per demerito proprio. Ha trovato un grandissimo gol, Vázquez. Ma noi abbiamo avuto 3 palle gol clamorose e se fossimo stati ancora più cinici, qualcuno già ha usato di voi questa parola, oggi staremo a parlare di una prestazione diversa, ancora di più superiore. Per me è una vittoria molto significativa che rende merito ai miei calciatori per come hanno letto, interpretato la partita. Mister Fabio Miattelli di Goleada, ecco, da questo punto di vista, non so se è d'accordo con me, che forse la partita migliore l'hanno fatta i centrocampisti, che hanno fatto un grande lavoro, perché per stessa ammissione di Iachini lui ha puntato ad impegnare i difensori nell'uno contro uno per tenere evidentemente bassa la linea dei difensori del Perugia. Però i centrocampisti, fino a che hanno avuto quantità nelle gambe, l'hanno letta molto molto bene questa situazione, poi forse hanno arretrato un po' perché non ne avevano più e anche la difesa è stata forse più scoperta alla fine. Entriamo tanto nel tattico, c'è state delle letture straordinarie nel mezzo al campo, è logico che loro quando venivano forte in avanti con Vázquez 3 su 3. Lì oggi Burrai ha fatto una partita importante nelle letture, ma lo stesso Santoro, che facevano fatica loro ad arrivarci, come noi facevamo fatica a volte ad arrivare su Vázquez. Sì, una partita importante di tutti e 3 centrocampisti, infatti alla fine ne ho cambiati 2 su 3 tirando alla lunga Santoro che era un pochino stanco. Ma una grande partita anche degli attaccanti, perché hanno fatto un lavoro mostruoso in non possesso, e perché loro mi palleggiavano basso con i quinti, Rispoli e Osterveld, e lì la prima pressione me l'hanno fatta benissimo Carretta e Olivieri, e gli devo rendere molto merito, ma anche Santoro, sdoppiato. Quindi io la vedo anche da un altro punto di vista la partita, voi l'analizzate da un'altra situazione, ma io dal punto di vista tattico posso dire che i miei giocatori oggi contro il Parma, nelle condizioni in cui eravamo, sono stati straordinari e non so che aggettivo migliore gli potrei dare per la partita che hanno saputo fare, per il sacrificio. Mister, 3 punti pesantissimi, la vittoria sofferta, ma di fronte avevamo un Parma, come tutti hanno visto, di qualità.
È vero anche che i campionati decidono anche gli episodi. Questa squadra mi sembra che con la testa ci sia, ci sono due partite ancora da disputare, una per volta naturalmente, e la squadra mi sembra caricata al punto giusto. Il bello di questa squadra è che alla 36esima giornata è ancora lì e vuole essere lì a giocarsi una grande opportunità. Questo è quanto di più positivo io posso dire dei miei calciatori. Ci siamo costruiti una grandissima opportunità attraverso un campionato di livello alto, guardate quello che sta succedendo là davanti. E quindi siamo anche noi, la squadra si è costruita lei questa grande opportunità. E quindi ce la giocheremo, come sempre. Oggi quando vai in campo e sai gli altri tutti i risultati contro il Parma, che non è venuto qua in gita, come quando io quando sento dire ma ragazzi, ma cioè, a volte leggo delle roba e il Parma è senza stimoli, ma queste cose non si possono sentire dire quando c'è i professionisti. Se vi facevo sentire le parole di Buffon prima dell'inizio della partita, cioè non si possono dire certe cose. E quindi nei professionisti, e quindi voglio rendere merito alla squadra per quello che sta facendo. E poi ci sono due partite, prepareremo una alla volta, consapevoli di quello che vogliamo fare. Mister, lei ha sempre detto che sono i dettagli che possono fare la differenza, no? Ne ha sempre parlato. In questa squadra, secondo lei, questi dettagli, in che cosa manca o dove deve perfezionarsi per essere veramente al top, diciamo? Deve crescere. Questa è una squadra costruita, è una neopromossa. Una neopromossa. Il Perugia è una neopromossa. Cioè, se sì, Perugia è una neopromossa che aveva un obiettivo chiaro e tondo, che era quello di raggiungere la salvezza. Con uno staff tecnico completamente nuovo e tanti giocatori nuovi, alcuni giovani. Il percorso di una squadra lo vedi giornalmente, è dall'8 luglio che questa squadra sta facendo un viaggio. È logico che puoi cercare in determinati momenti di trovare delle difficoltà. Questa squadra è sempre stata sul pezzo e io devo rendere merito ai calciatori di questo. E ultimamente questa squadra nell'atteggiamento, nell'attitudine sta migliorando, nell'antifragilità sta migliorando. E ancora oggi, a due giornate alla fine, è lì che vuole lottare per raggiungere un'opportunità che si è costruita lei. Dico, giocare il derby adesso così è più bello anche? Il derby è bellissimo. Il derby dell'Umbria, come ho già detto all'andata, è una partita bellissima, affascinante. E quindi sono felice di poterlo giocare per i miei calciatori, per questo. Il resto lo prepareremo da domani. Mister, Daniele Orlandi, tifo Grifo. La scelta di tenere Burrai basso è voluta, era stabilita così tatticamente da lei. E poi una domanda sugli esterni. Sono usciti perché hanno qualche problema fisico? Gli esterni, Lisi, già alla fine del primo tempo aveva un problema. Abbiamo tirato fino al 15esimo. Speriamo che non sia recuperabile, perché oggi ha fatto una partita importantissima. Ma è stato un cambio dovuto a una condizione fisica. La stessa cosa vale per Ferrarini, che anche lui era in difficoltà, aveva crampi, viene da due mesi con una caviglia. Quindi due cambi sugli esterni sono dovuti a condizioni fisiche. E quindi questo vi aiuto per capire. E per quanto riguarda Burrai, lei entra nel capire che avevamo bisogno di quella situazione lì per uscire da loro. E oggi un giocatore intelligente come Burrai
ha saputo leggere quella situazione, ma sicuramente era una scelta voluta da me che loro hanno interpretato bene. Mister, proprio quello che si diceva prima, no? Perugia neopromossa che doveva centrare la salvezza, se ne parla spesso nelle trasmissioni con varie opinioni, volevo la sua. Alzare le asticelle è bello, è bellissimo ed a gusto perché uno non può soffermarsi alla salvezza quando l'ha già conquistata, però non è anche un pericolo perché poi va a finire che una stagione che da esaltante può essere una delusione perché non si sono centrati i playoff e questo è paradossale. Nel calcio è tutto paradossale. Perché chi pensa così, guardi, chi pensa così, lei mi ha detto i vari opinionisti. Secondo me ce n'è un po' troppi di opinionisti. Mi piacerebbe vedere giornalisti che rispetto enormemente questi per la loro professionalità e fantastici, tutti. Opinionisti ce n'è tanti, tantissimi. Io non li ascolto, non ho tempo, solo tempo per leggere qualche cosa e per migliorare il mio studio. Io penso che se si pensa questo siamo veramente mediocri come opinionisti, ma veramente mediocri. E allora fatevelo dire da un umile che viene dal basso. Chi pensa così è veramente mediocre. Mister, buonasera. Una domanda al volo in ottica playoff. 6 punti ancora in palio, 3 dal Frosinone, 4 dall'Ascoli. La corsa è solo sul Frosinone o anche l'Ascoli può ancora essere rimontato? La corsa è solo su noi stessi. Mi ricollega alla stessa domanda di prima. Noi stiamo costruendo un qualche cosa che possa nel tempo diventare una squadra con un'attitudine vincente, con una mentalità. Quindi in questo momento vogliamo continuare questo viaggio cercando di fare il massimo, cercando di fare il massimo. E quindi in questo momento dobbiamo pensare, vogliamo pensare solo a noi stessi, a fare il massimo. Quindi non guardo Frosinone, che è una grande squadra, non guardo Ascoli, assolutamente. Sono avanti, diventa difficile raggiungerli. Pensiamo a noi stessi, a migliorare noi, volta dopo volta. E lo stiamo facendo, anche in casa. Abbiamo giocato una grande partita col Pisa e meritavamo la vittoria. Oggi abbiamo battuto il Parma. Vuol dire che anche da quel punto di vista lì stiamo migliorando. E questo è importante, questo è molto importante e significativo.